Ciao a tutti, sono NiQ. Benvenuti sul mio canale. Oggi, su richiesta di Tostapane, vi mostro come disegnare l'Emilia Scarlet di Toho Project nella versione Komajo Densetsu. Toho Project è una serie di videogiochi 2D. Il primo gioco uscì nel 1996. L'Emilia è uno dei personaggi di questo gioco. Analizziamo questo personaggio. Lei è una vampira, ha più di 500 anni e ha la capacità di manovrare i destini. Vive nella reggia di Koma ed è la padrona. Ha una sorella minore che si chiama Flandre Scarlet. Bene, adesso che l'abbiamo conosciuta meglio, prepariamoci a disegnarla. Siete pronti? Allora, let's go! Iniziamo con il mento disegnando una V schiacciata e un pochino arrotondata. Le sopracciglia sono molto inclinate. Questo dà quella cattiveria giusta al personaggio. Adesso gli occhi. Hanno la forma triangolare e sono tirati in su. Il naso è una lineetta leggera. La bocca sorridente abbastanza vicina al naso. Dato che è una vampira, aggiungiamo i denti appuntiti. Andiamo a definire gli occhi, aggiungendo le ciglia e le pupille. Le sopracciglia con un po' di spessore. Adesso i capelli. Partiamo dalla sinistra, poi la frangia e andiamo sul lato destro. Ora il collo. Adesso disegniamo la prima parte della cuffietta che ha in testa. Continuiamo con i capelli.
disegniamo il primo fiore in testa. E adesso il secondo. Disegniamo la cuffietta. Il nastro. La cuffietta è fatta. Adesso il vestito. Partiamo dal colletto della camicia. E adesso la giacchetta. Andiamo a fare i dettagli del vestito.
aggiungiamo le linee sui capelli. Velocemente la decorazione del vestito. E adesso i colori. Ta-da! Finito! Anche oggi siamo arrivati alla fine. Siete riusciti a disegnarla bene? Forse per disegnare la cuffietta ci vuole un po' di pratica. Se avete delle richieste, scrivete direttamente nella sezione dei commenti che sta qui sotto. E grazie per la visione. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao ciao, bye bye, Gianni.